serie di Wii. Appassionati. Buon pomeriggio e benvenuti amici sportivi da Gianluca Prodenti insieme quest'oggi per la 25esima giornata del campionato di Serie B Win dal Picco. È tutto pronto per il match tra Spezia ed Ascoli. La partita è molto importante per entrambe le squadre che distano 3 punti l'una dall'altra in classifica. Chi vince oggi può fare un salto verso i play-off e continuare a sognare un posto in Serie A per la prossima stagione. Fischietto in bocca per il signor Di Paolo. È tutto regolare, allora si comincia con lo Spezia in possesso palla. Tutto pronto per la battuta, parte il cross in mezzo, il colpo di testa a liberare da parte della difesa dello Spezia, poi una conclusione che viene fermata in 2 tempi da Guarna. All'esterno ancora il pallone di Pasini per Masucci, poi attenzione a Guarna che qui va in dribbling, sbaglia Guarna, Zaza e l'Ascoli in vantaggio, 1-0 in favore dei bianconeri. Dei bianconeri ospiti, il gol di Zaza e qui la combinata veramente grossa, Enrico Guarna. Prova ad andarsene Okaka che si scontra con Peccarisi, scusa subito il numero 26 che però non può evitare il cartellino giallo. Porcari, qui c'è l'errore da parte di Porcari, allora Fekcecin, attenzione a Fekcecin, tu per tu con Guarna, carica il destro, pallone in rete, il raddoppio da parte di Fekcecin, palla che passa tra le gambe di Guarna e si infila in rete. Okaka qui toccato da Peccarisi, secondo giallo per Peccarisi e cartellino rosso. Parte il traversone di Garofalo per Okaka, anticipato di Gennaro, poi Porcari, Mauro Antonio ci arriva con la mano e allora si ricomincia con l'arbitro che dà il via al secondo tempo. Parte Fossati, batte lui, pallone in rete, arriva il gol del 3-0 che probabilmente chiude il match, un gol splendido da parte di Fossati che regala un'altra marcatura all'Ascoli. Sta vincendo 3-0, partita assolutamente chiusa, vediamo se l'arriva per Antenucci, arriva il gol di Mirko Antenucci, eccolo qui, 3-1 in favore dell'Ascoli. Tanto fuori Romagnoli, dentro Sansovini, poi Piccini apre il gioco per Garofalo, potrebbe anche provare il tiro Garofalo, ci prova, pallone in aria, nessuno tocca. Attacca ancora la squadra di casa con Garofalo, parte il suo traversone a centro area, Pickelman, colpo di testa, Sansovini, pallone in rete, 2-3 e ora sì che è riaperta, il gol di Sansovini che riapre tutto, Spezia 2, Ascoli 3. Per questo ragazzo ventenne, l'anno scorso ha giocato nella Latina, attenzione Sansovini, 3 pari, doppietta per Sansovini. Sansovini, c'è spazio per il tiro, Sansovini lo prova, Sansovini, pallone in rete, 4-3, la tripletta del capitano, cambia tutto ancora una volta, la rimonta è completata e finisce qui, arriva il triplice fischio del signor Di Paolo. Spezia a sorpresa batte Ascoli 4-3.